Oggi video un po' differente, non indosso la creazione perché è un regalo per una mia carissima amica. L'ho chiamato scaldacollo Rosemary, è uno scaldacollo o comunque poncho ed è una taglia ML, quindi più grande rispetto alla taglia che faccio solitamente. Realizzata ai ferri, vi faccio vedere subito che filato ho utilizzato. Io ho utilizzato il filato della DMC linea mini Magnum Tweed Color, che è questo gomitolone da 200 grammi che misura 217 metri. Ho lavorato con i ferri del numero 9 e vi dico che questo è un misto di 77% acrilico, 20% lana, 3% viscosa. Il colore che ho usato io, che è questo, è il 104 e ha queste fantastiche sfumature. Ma vi ricordo che ci sono anche altri colori, come questo che è anche già un colore che ho utilizzato per fare in questo caso un poncho per me, che è il numero 107, che ha le sfumature del verde, verde acqua più o meno. Però ce ne sono veramente molti altri che trovate tutti sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio il link in descrizione. Per poterlo realizzare io ho utilizzato un solo gomitolo, come vi ho detto ho lavorato con i ferri del numero 9 e questo scaldacollo barra cappa mi è venuto largo circa 35 cm e lungo circa 77 cm. È un lungo rettangolo che poi va cucito insieme, si va a cucire un lato più corto vicino a quello più lungo, scusate qua, in modo tale appunto da avere questa cucitura. In realtà voi potreste poi continuare la lavorazione una volta cucito, riprendere le maglie e lavorare qui per creare un collo, ma io ho preferito lasciarlo in questa maniera. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima perché sono due giri che vanno sempre ripetuti e che ci permettono appunto di ottenere queste tre strisce, due di maglia rasata e poi quella centrale che è invece una striscia con diversa. Non volevo fare non ho voluto fare un punto rilievo, quindi tipo una treccia, perché poi avevo paura che dava fastidio se la si vuole indossare sotto dei cappotti, quindi ho preferito invece optare per una lavorazione piatta, però appunto movimentata. È semplicissimo, quindi due giri che vanno sempre ripetuti. Detto ciò, spero che anche questa semplice creazione, ma molto carina, molto particolare, vi piaccia e che se desiderate realizzarla. Se è così, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial, che vi informo che sarà brevissimo, penso che ci sarà massimo un giorno due di scarto, perché anche quello è ferri per me ed è già terminato. Per realizzare il nostro scaldacollo io utilizzerò questo gomitolone della DMC che si chiama Mini Magnum Tweed Color. Il colore che userò io è il 104, però qui nel mio campione che andrò a fare, in realtà monterò lo stesso numero di maglie perché questo l'ho già iniziato per vedere la lavorazione come veniva, inizierò con un altro colore sempre del Magnum Tweed Color. Questi sono appunto il colore che utilizzerò per la vera e propria scaldacollo, questi per gli altri, e questo è un altro colore. E qui, come vedete, invece utilizzerò questo, che comunque è un colore che sto utilizzando per un altro progetto. Lavorerò con i ferri del numero 9 e vi dico già che io ho montato 36 maglie. Ora, per quanto riguarda il multiplo, in realtà non c'è un proprio multiplo. Diciamo che in base alle maglie che ho montato io, possiamo capire quanto andarlo a togliere o mettere maglie. La cosa principale da dover sapere è che queste 36 maglie, io adesso quando andrò a fare il primo giro, le dividerò in 12, quindi le prime 12, le 12 centrali e le 12 finali. Quindi diciamo che appunto serve questo. Se voi lavorate con un filato più sottile, quindi con un ferro invece dell'8, i ferri del numero 7, volete la mia stessa larghezza, almeno la mia scaldacollo, il mio rettangolo per adesso sta venendo largo circa 35 centimetri, allora se lavorate con i ferri del numero 7 avete quindi un filato più sottile, invece che 12 12 12 andate a mettere 15 15 e 15. Se invece volete lavorare con i 9 ma volete fare un poncio, allora in quel caso dobbiamo sempre aumentare, invece che 12 io direi di andare a mettere anche 20, se non 22, quindi 22, 22, 22, per un totale di 40, 66 maglie. Quindi se invece la volete fare più piccolina, allora in questo caso andate a mettere in più stretta, quindi invece di 35, non lo so, volete fare 30 centimetri, andate a mettere 10, 10 e 10. Quindi detto ciò, ripeto, io ho 36 maglie e possiamo andare a fare il nostro primo giro. I giri da fare sono due, quindi veramente molto molto semplice, e l'unica cosa quando andate a lavorare naturalmente
Non avrete neanche bisogno di usare il marcapunti, scusatemi, non il marcapunti, il contagiri, perché appunto sono due giri e sono facili da riconoscere. Quindi, primo giro, vado a lavorare le mie prime 12 maglie tutte a diritto. Allora, io solo in questo caso, nel primo giro, lavorerò la prima maglia, nei giri successivi io la prima maglia non la lavorerò mai. Quindi andiamo a fare i nostri 12 maglie a 12 maglie a diritto, quindi una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Le altre 12 maglie le lavoriamo a rovescio. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Le ultime 12 invece le lavoriamo a diritto. Quindi veramente semplicissimo. 12 maglie a diritto, 12 maglie a rovescio, 12 maglie a diritto. Questo è quello che bisogna fare per tutto il nostro primo giro. Quindi sto per terminare, mi mancano le ultime 4 maglie. 11 e 12. L'ultima maglia invece la andiamo sempre a lavorare. Mi giro con i ferri e vado a fare il mio secondo e ultimo giro. Lavoro tutte le maglie a rovescio, quindi ricordatevi, io la prima non lavoro, vado direttamente a lavorare la seconda e vado a lavorare tutte le maglie a rovescio per tutto il secondo ferro. E poi si ricomincerà dal primo. Quindi, come vi ho detto, è una lavorazione veramente molto semplice. Continuo a lavorare quindi adesso tutto il secondo ferro a rovescio. Quindi sto per terminare il secondo ferro, come vi ho detto, tutto a rovescio. Mi giro e ricomincio dal primo. Vi ricordo, dobbiamo fare le prime 12 maglie a diritto. Una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Le altre 12 maglie a rovescio, quindi mi porto il filo sul davanti e vado a lavorare le mie 12 maglie a rovescio. Quindi davvero semplicissimo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Le ultime maglie le andiamo a lavorare a diritto. Quindi una, ops, dieci, undici e 12. E si ricomincia poi col secondo ferro che andiamo a lavorare a rovescio. Quindi vedete, alla fine si creeranno tre strisce. Qui dove abbiamo la maglia rasata,
E qui al centrale invece al centro abbiamo la maglia non rasata, che in questo momento mi sfugge il nome, perdonatemi. Però vedete, viene in questa maniera, 3 strisce. Dobbiamo lavorare tutta la lunghezza del nostro rettangolo ripetendo questi 2 giri. Io voglio utilizzare tutto il gomitolone, quindi alla fine vi dirò quanto mi è venuto lungo il rettangolo e poi vi farò vedere come andare a cucirlo per creare appunto il nostro scaldacollo. Allora, io ho terminato il mio rettangolo, ho usato tutto il gomitolone e il mio rettangolo mi è venuto lungo circa 95 centimetri. A questo punto dobbiamo andarlo a cucire in modo appunto da creare il nostro scaldacollo. Per poterlo cucire, naturalmente io prima l'ho lavato un attimo e sistemato in modo tale che i bordi qui mi venissero non più arricciati. Quindi faccio in questo modo, prendo il lato più corto da quest'altra parte. E curvo così e vado a cucire quindi il lato più piccolo a quello più lungo. Quindi questo è il mio rettangolo lungo. Prendo il lato opposto, quindi vedete questo è il lato opposto, quello più piccolo, e lo vado a cucire qui sul lato più lungo. In questo modo creerò appunto il mio scollo. Eccolo qua. Vedete, lo scollo. Quindi adesso con ago andremo a cucire qui, normalmente passando soltanto da una parte all'altra per tutta la lunghezza. Allora, ho terminato di cucire il lato più corto a quello più lungo, quindi questo è lo scollo del mio scaldacollo e questa è la punta che viene sul davanti. In realtà, potendo, potreste fare delle mettere dei come si chiamano delle frange oppure rifinire il collo. Io invece ho deciso di lasciarlo così com'è perché mi piace appunto com'è venuto.